Ciao, io sono Paola, ho 21 anni e ho iniziato a lavorare al bar più o meno un anno fa per esigenze lavorative, non necessariamente perché mi piacesse il bar in realtà, perché io ho fatto un percorso di studi totalmente diverso oltretutto, ho fatto il liceo delle scienze umane, poi mi sono iscritta all'università e ho capito che non era proprio la mia strada, il mio percorso. E niente, ho iniziato a lavorare al bar per tirare su due soldi e entrando in questo mondo ha iniziato a piacermi veramente tanto e quindi poi ho deciso di formarmi, di arrivare a un certo livello perché comunque penso che non basti solo la pratica, lavorare sul campo, cioè volevo puntare a un qualcosa in più e quindi ho iniziato un po' a guardarmi in giro, sempre comunque lavorando al bar, però guardando anche quali altri sbocchi potessi prendere. Io guardando poi su internet, sentendo anche altre persone che hanno frequentato corsi, ho scoperto Mixology Academy e mi sono messa in contatto con la segreteria. E che poi mi ha assegnato una tutor che mi ha seguito dall'inizio. Abbiamo fatto una telefonata lunghissima in cui abbiamo cercato di capire al meglio le mie esigenze, il percorso che potesse essere più adatto a me e anche in tempi, diciamo, relativamente brevi, perché comunque io avevo interesse nell'iniziare subito. E dopo questa lunga chiacchierata con la tutor abbiamo deciso che il percorso più adatto a me sarebbe stato il bar chef, quindi mi sono iscritta. E ho iniziato dal professional bartender che mi ha aiutato tantissimo sia a livello pratico perché comunque impari le ricette, impari i metodi, impari a velocizzarti, però anche e soprattutto a livello mentale perché col fatto che ti aiuta a velocizzarti impari anche, diciamo, a gestire poi la pressione o comunque gestirti bene i tempi quando poi effettivamente sei a lavoro e hai bisogno di fare le cose in modo abbastanza veloce. E dopo il professional ho dato gli esami, cioè ho dato l'esame di professional e ho iniziato merceologia dei distillati, che è tutto un mondo da scoprire. È molto interessante comunque come disciplina, come materia, perché ti aiuta a capire meglio tutte le bottiglie, tutte le etichette e quindi ti dà anche comunque un grado di preparazione in più rispetto a una persona che fa solo magari il corso da barman, perché grazie a merceologia puoi comunque selezionare determinate bottiglie, determinate etichette e poi è molto, molto comunque interessante come. Cioè, scoprire tutta la lavorazione che c'è dietro i vari distillati, dietro i vari alcolici. Dopo merceologia c'è stato Vintage, che anche quello io lo consiglio tantissimo perché per le preparazioni homemade è veramente fantastico e non c'è bisogno di andare a comprare gli sciroppi, non c'è bisogno di scartare tantissime cose perché invece di buttarle via con Vintage impari a riciclarle, a usarle in altri modi, a prepararti tu le tue cose, i tuoi sciroppi, tutto quello che ti può servire per fare i drink. E attualmente sto facendo molecolare, quindi non ho ancora finito il mio percorso di studi e devo dire che molecolare è stato quello che mi ha intrigata di più fin dall'inizio, ancora prima che lo iniziassi, perché mi attirava il mondo del molecolare in generale. Ho visto un paio di bar in giro che comunque adottano questa tecnica e quindi ho pensato di scegliere un percorso come può essere il bar chef, che è molto completo sotto tutti i punti di vista. Allora, penso che il corso che mi sia piaciuto più di tutti sia stato molecolare, anche se non l'ho ancora finito, lo sto ancora facendo, proprio perché non è una tecnica così diffusa a livello mondiale, non esiste da tantissimi anni, quindi è tutto un mondo da scoprire. Ed è tutto particolare, cioè ti dà il modo di reinventarti drink classici in modo particolare senza andare a cambiare magari gli ingredienti, cioè mantenendo la ricetta originale, però dandogli un po' delle sfumature diverse per personalizzarlo e renderlo un po' il timbro del locale. Io penso che tutti debbano seguire una formazione se ne hanno la possibilità,
perché comunque al di là di quello che impari a livello pratico, impari tanto anche a livello teorico e, come ho detto prima, anche a livello mentale, ti aiuta a prepararti tantissimo per il lavoro. E è un investimento di tempo, però assolutamente necessario per quel che mi riguarda, perché io penso di aver fatto la scelta migliore che potessi fare scegliendo di fare dei corsi che mi preparassero. Anche perché comunque in accademia sono tutti sempre molto disponibili, ti stanno dietro per qualunque richiesta tu abbia, ti aiutano anche dopo che hai finito i corsi, quindi non è che esci da qua, hai fatto il corso e basta, poi ti arrangi. E sicuramente comunque a livello pratico, a livello lavorativo, avere un corso ti dà sicuramente una preparazione in più rispetto che solo l'esperienza, che sicuramente serve, però il corso ti può aiutare anche sotto altri aspetti, soprattutto un percorso completo come può essere il Bar Chef.